Ciao ragazzi, siamo nel live di Sassuolo Napoli, 44esimo. Il Sassuolo stava vincendo 1-0, il Napoli l'ha ribaltata e ora siamo 1-3, ragazzi. 44esimo, 1-3. Rimaniamo nel live fin quando non metteranno intervallo. Ora dico subito i gol di quelli che hanno segnato. Ha segnato Rakitić per il Sassuolo al 17esimo. E poi per il Napoli 1-1 al 29esimo Rahmani e poi doppietta di Osimhen ragazzi. 31esimo Osimhen gliela passata Politano e 41esimo Osimhen gliela passata sempre Politano ragazzi. Il Napoli l'ha ribaltata, Sassuolo Napoli 1-3 ragazzi, 1-3. Vediamo la classifica per il Napoli con questa vittoria. Credo proprio che vincerà, 1-3 siamo ragazzi. Con questa vittoria andrebbe a 40 punti, ragazzi, e lascerebbe il Sassuolo fermo a 20 punti nelle grinfie anche di Verona 20 e Cagliari 20, che con Udinese 23, Frosinone 23, Lecce 24, Empoli 25 si giocheranno tutta la salvezza. Con la Salernitana che è quasi in B, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 squadre nella salvezza, dove devono andare i due in B, ragazzi. Chissà, chissà chi si salverà. Mettete nei commenti secondo voi chi si salva e soprattutto iscrivetevi al canale e lasciate like. Ora vediamo la classifica. L'Inter è sempre più 9, 66 Inter, Juve 57, col Milan 53, Bologna 48, Atalanta 46 e Roma 44. Ora ragazzi, 45 più 1, siamo nel live, 45 più 1 è sempre 1-3 Napoli, ragazzi, 45 più 1. Dovrebbe aver dato forse un minuto di recupero, adesso vediamo, 1-2 minuti di recupero. Nel live di Sassuolo Napoli, quasi intervallo, ragazzi. Allora, vediamo. Sassuolo Napoli 1-3. Errore della difesa emiliana e Osimhen firma la doppietta. 1-3 Napoli, doppietta. Allora, poi vediamo un po'. Milan Alvis Mara. Il Milan vola ai quarti di Youth League dei ragazzi. Braga battuto ai calci di rigore. Il tema del giorno. Pioli, il futuro in bilico. Per restare al Milan deve vincere l'Europa League. Ah, se non lo tolgono. E penso già anch'io di sapere chi possono prendere. Uno secondo me è Antonio Conte, ragazzi. Mettete nei commenti se anche voi volete quell'allenatore. Pioli, il futuro in bilico. Sono bastati due passi falsi in campionato per riaprire il dibattito se tenerlo o cambiarlo. Coppa decisiva. Bisogna vedere cosa farà in Europa League, ragazzi. C'è modo di essere on fire. Pioli is on fire è stato cantato nel coro di scudetto del Milan. Una sorta di Pioli al top, Pioli al massimo. Ora però, vista la situazione, sembrerebbe più adatta la traduzione Pioli in fiamme. E probabilmente la sua conferma resterà in bilico fino all'ultimo, essendo legata a due obiettivi da raggiungere insieme, la vittoria dell'Europa League e il raggiungimento del secondo posto in campionato. Vabbè, anche il terzo va bene, l'importante è che vada in Champions League. Poi, allora, ma se arrivare davanti alla Juve, non troppo distante dall'Inter, può rendere solo a meno amaro un campionato che vedrà con tutta probabilità i nerazzurri festeggiare la seconda stella, la vittoria dell'Europa League è imprescindibile. Trofeo da vincere. Alzare un trofeo internazionale assente dal 2007 permetterebbe al Milan di rendere la stagione positiva, aumentare il suo appeal e accrescere il valore del brand. Eh sì. Mi raccomando, invece il Milan per la 27esima giornata incomincia venerdì. Venerdì 1 marzo in diretta su DAZN, non perdetevi Lazio-Milan. Vediamo che fa il Milan venerdì alle 20:45. Io direi che gli basta anche un pareggio. Se vince è meglio. Lazio-Milan venerdì, ragazzi, per la 27esima giornata. Ora vediamo nel live sempre Sassuolo-Napoli. Ha dato 3 minuti di recupero, 47:40, 20 secondi e fischia. Ragazzi, 20 secondi e fischia. Poi allora, accordo tra ATP e Fondo Sovrano Saudita per il futuro del tennis. Il ranking cambia nome, l'annuncio è tutto per sponsor.
per soldi. Qui continua sa Juventus, allarme Chiesa, botta la caviglia destra e allenamento finito. L'attaccante è rimasto contuso in uno scontro di gioco con Alessandro e non ha svolto l'allenamento. E non ha proseguito la seduta insieme ai compagni. Kenny in gruppo vede l'Atalanta. Ora dovrebbe essere intervallo, 45 più 4, sempre nel live di Sassuolo-Napoli. Eccolo, intervallo ragazzi. Sassuolo-Napoli 1-3. Vedremo cosa succederà nel secondo tempo. Vi aggiorneremo. Intervallo per adesso, Sassuolo-Napoli 1-3. Doppietta di Osimhen. Dalino accelera il rientro, Allegri sorride con Bremer e Muro, Juve made in Brazil, rinascita Vlahovic. Vlahovic vuole solo la Juve, pronto a firmare il rinnovo per vincere in bianco nero. La trattativa, interessante. Contatto giunto lì agente, il serbo pronto ad allungare 2 anni in più per far risparmiare il club. Lo stipendio arriverà a 12 milioni. Si studia la formula per renderlo più sostenibile. Dusan Vlahovic ha sempre avuto le idee chiare. Quando ha scelto la Juve, aveva appena compiuto, pensate, 22 anni. Ma sapeva benissimo che cosa sarebbe andato incontro. L'uomo della rinascita. Dusan ha compiuto 24 anni un mese fa. È ancora giovane, ma in questo biennio il bianconero è molto maturato, anche attraverso le difficoltà. Mi raccomando, vi ricordo la Juve. Domenica 3 marzo, non perdetevelo. Napoli-Juve. Pronostico. X2, anzi, non credo che la Juve vincerà. 1x forse è meglio. Napoli-Juve, pronostico 1x. Se c'è Osimhen, può fare bene il Napoli. Napoli-Juve può essere da 1x, ragazzi. Poi vediamo un po'. Altre notizie. Gazzetta. Intanto è sempre intervallo. Sassuolo-Napoli 1-3. Ormai diciamo che anche l'Inter ha già vinto lo scudetto, il 95% l'ha vinto l'Inter. Secondo voi, mettete nei commenti, lo scudetto l'ha già vinto l'Inter? Secondo me sì, 95% l'Inter ha già vinto lo scudetto. Scrivete nei commenti se anche per voi è così. Un grande lavoro di Inzaghi e tutta la squadra che sta giocando veramente bene l'Inter. Inter a San Siro alle 20:45. Inter-Atalanta. Stasera il recupero della partita, quella lì che avevano fatto in Supercoppa. Inter-Atalanta e adesso stanno giocando Sassuolo-Napoli. Inter-Atalanta alle 20:45. Inzaghi punta su Lautaro e Arnautovic. Gasperini con Pasalic. I padroni di casa in caso di vittoria salirebbero a più 12 rispetto alla Juventus. Vediamo, vediamo. Arbitra Colombo di Como. Vediamo le formazioni. Atalanta, la probabile formazione. 3-4-1-2. Carnesecchi, Scalvini, Yen, Kolasinac, Holm, Deron, Ederson, Bakker, Koopmeiners, Miranchuk, Pasalic, allenatore Gasperini. Ora vediamo la probabile formazione dell'Inter di Simoncino Inzaghi, di Simone Inzaghi. San Siro esaurito, 72.000 spettatori, ragazzi. Inter, la probabile formazione 3-5-2, Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Barella, Bastoni, Darmian, Barella, Aslani, Mkhitaryan, Di Marco, Arnautovic, Lautaro, allenatore Simoncino Inzaghi, Simone Inzaghi. Dove vederla? DAZN, in esclusiva su DAZN. La partita sarà visibile anche sul canale Zona DAZN della piattaforma Sky, per chi ce l'avesse. Ritorniamo a dire che se vince l'Inter passa a più 12 sulla Juve, più 12. Ora vediamo stasera cosa farà. Il pronostico Inter-Atalanta, secondo me 1x, 1x più 2 gol direi. Pronostico di Inter-Atalanta.
rimaniamo sul live di Sassuolo Napoli, sempre intervallo. Io vi ringrazio per il video. Nei prossimi video vi aggiornerò di queste partite della Serie A, soprattutto Inter-Atalanta e Sassuolo-Napoli anche negli shorts. Io vi ringrazio per il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate e lasciate like e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!